Vuoi. Salve ragazzi, benvenuti ancora una volta su Opinione di Luzio. Oggi l'argomento che vi voglio trattare sono naturalmente le ore 16:54, il paesino ve lo dico alla fine e siamo il giorno 16 di novembre. Vi voglio raccontare un fatto di cronaca, tanto per argomentare, di quello che è successo nel Texas, che è un po', diciamo, uno dei paesi più a sud dell'America, naturalmente per chi non sa dove è localizzato, e naturalmente sono anche un paese molto fortemente maschilista, insomma, e se ne fanno di tutti i colori. La notizia è che questi, nell'ambito dell'esercito, dato che nelle reclute adesso ci sono la possibilità dell'accesso al mondo femminile, da parte del mondo femminile, c'è stato uno scandalo che adesso voglio vedere Obama come lo gestirà, ma si parla che nel 2011 c'è stata una denuncia di uno stupro da parte di una recluta subita dal proprio istruttore e da una cerchia, diciamo, di persone che gestiscono, diciamo, l'addestramento militare. E adesso nel 2012, oggi notizia di oggi sulla televisione, si parlano che ci siano più di 40 reclute che regolarmente subivano stupri degli istruttori. Naturalmente non si sa per quale compiacenze e per quali adattamenti della situazione loro tacevano. Adesso finalmente si sono accodate a questa persona, diciamo, che l'anno scorso ha denunciato lo stupro, sono accodate tutte a denunciare il fatto analogo che è della prima persona che ha fatto questa denuncia. Naturalmente questo mi copre, diciamo, che non è che mi mette tanto, dice qualcosa di nuovo, mi ripete quello che già si sappiamo, insomma. Anche in casa nostra, insomma, Salvatore Parolisi con il suo istruttore, non so se la faceva con le donnine nella propria casella, almeno questo risulta, che addirittura una era l'amante, ma se ci aveva l'amante tra le reclute, voglio pensare che comunque sia, dava da dire anche alle altre donne. Naturalmente però lì non c'è stupro, insomma, c'è soltanto la notizia che naturalmente se la faceva con le reclute, quando sappiamo che è vietato per un regolamento interno dei distretti militari. Io voglio dire soltanto che questa cosa del volere ancora, di perseverare ancora sulla violenza delle donne da parte degli uomini fa veramente vomitare, logicamente. C'è stata domenica, no domenica, oggi, no, c'è stato un paio di giorni fa con l'Italia dove c'era scritto che 5.000 donne potevano andare allo stadio a vedere l'Italia-Francia gratuitamente, naturalmente per il fatto che la violenza delle donne non è altro che la colpa della prevaricazione dell'uomo sulla persona, prendendo spunto dal fatto che la donna fisicamente è più debole e quindi l'uomo con la propria mascolinità, con la propria fisicità, non fa altro che sfogare le proprie voglie sessuali senza visualizzare o verbalizzare la voglia di fare sesso con la persona, ma portandola direttamente a ciò che lui vuole, insomma, e fisicamente sottomettendola, legandola o quant'altro, fustigandola o minacciandola di qualsiasi cosa, di perdere il posto di lavoro, di non dargli lo stipendio, di denunciarla per qualsiasi cosa, per mandarla via, queste cose qua, insomma, che noi già sappiamo. Però sai, in Texas, che sono ormai su questo mondo qua, su questa sfera, voglio dire, sono decapitate tante teste, Mike Tyson è stato decapitato per lo stupro di una donna. Non mi ricordo, Bill Clinton per la sua amante segretaria, dicendo ecco anche lei, anche lui ha fatto una brutta fine poi a livello politico, oppure un'altra persona che mi viene in mente, quello che gli è stato inviato l'uccello, insomma. Comunque sono tutti casi in cui naturalmente fa raccapricciare il fatto che ancora si deve sentire queste notizie, soprattutto da persone che comunque sia. Persone che lavorano nell'ambito dell'esercito si presume che abbiano un po' più di saper gestire la personalità della loro maglia che indossano, insomma, che non sono delle persone comuni, ma sono delle persone che indossano, diciamo, quelle che sono le regole e le leggi della società americana, insomma, e che ne portano come un vanto la bandiera americana, sventolando in altri paesi in nome della libertà, in nome della pace, in nome dei diritti, dell'eguaglianza, della fratellanza. Logicamente tutto questo ci fa pensare ad altro, insomma. Non lo so, sono io che ormai sono antistorico, ormai ci dovrei fare l'abitudine a queste notizie. Però farci l'abitudine è segno brutto, insomma, perché se arriviamo ad accettare questo, che vabbè,
È una cosa che succede tutti i giorni. Non lo so dove andremo a finire tra qualche anno, insomma, poi non ci lamentiamo. Arrivederci, siamo a Mondavi.